Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuovo video, what I eat in a day, cosa mangio in un giorno. Siamo arrivati al numero 35, se vi siete persi tutti gli altri, qui sotto nelle informazioni troverete appunto i link. Iniziamo subito dalla colazione. Quest'oggi inizio da un bel caffè con la mia nuova macchinetta lavazza. Io adoro il caffè di questa macchinetta, è davvero buonissimo, cremoso, buonissima, veramente un'ottima macchinetta. Questa me l'hanno regalata a Natale, non è una pubblicità, attenzione. E ovviamente insieme a un buon caffè non può mancare un bel cornetto con la crema pasticcera all'interno. Io di solito acquisto i cornetti, quelli surgelati, che poi vado a scongelare la sera e a cuocere direttamente la mattina. Per pranzo invece ho deciso di preparare pasta, zucchine e gamberetti. Io le cucino molto spesso le zucchine perché mi piacciono tantissimo. E ho messo un po' di olio nella padella con uno spicchio d'aglio, peperoncino, ci vado a mettere dentro le zucchine tagliate a pezzetti, le faccio cuocere un pochettino col coperchio, dopodiché quando saranno cotte aggiungo i gamberi, che come sapete hanno bisogno di una breve cottura. Li vado a sfumare con un po' di vino bianco e dopodiché ci metto una manciata di prezzemolo fresco e vado appunto a metterci anche la pasta cotta. Come spuntino mangerò una banana tagliata a pezzi accompagnata con della crema fondente. Questa è dell'Angelica, è una crema al cioccolato molto particolare perché contiene tante vitamine senza latte e contiene anche micro repair, che è ottimo appunto per la pelle. Insomma, ha tante proprietà. Non è buona da mangiare col pane sinceramente, però è ottima sulla frutta, quindi provatela con la banana. Ah, e ovviamente senza olio di palma. Io questa la trovai in promozione alla Lidl a 2,99. Insieme alla cioccolata ci metto anche un po' di bacche di goji. Per cena invece ho deciso di preparare questa frittata bianca arrotolata, non è una crepe, molto simile però. Avevo fatto la crema pasticcera il giorno prima, mi erano avanzati un sacco di albumi, quindi che cosa ho fatto? Ho preso gli albumi, gli ho messi un po' di sale, ci ho messo un po' di parmigiano, prezzemolo, pepe, peperoncino, ho mescolato il tutto e ci ho fatto una bella frittata da arrotolare. Quindi prendete una padella, ci mettete sopra un po' di burro per non farla attaccare e ci versate la vostra frittata bianca. Fatela cuocere con il coperchio, altrimenti non riuscirete poi a staccarla, ve lo consiglio, e una volta pronta l'andate a spennellare con un po' di formaggio spalmabile tipo Philadelphia e ci potete mettere all'interno, per esempio io ci ho messo la bresaola oppure magari altri salumi, quello che più preferite. Anche sarebbe buono anche con il salmone affumicato, quindi provatelo assolutamente. Questa può essere sia una cena che un'idea per un aperitivo. Vi assicuro che come cena basta e avanza, quindi è abbastanza corposa. Quindi se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, continuate a lasciarmi tanti like, un commentino qui sotto che mi fa sempre piacere leggervi, e vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!